Io mi interessavo dei percorsi che dovevano fare questi camion. Facevo i sopralluoghi, andavo in Francia, in Germania, dove c'era, e dicevo: allora questo camion per arrivare a destinazione deve fare questa strada. Un lavoro bello, interessante, che si faceva prima molto fisicamente, perché non c'erano i navigatori, non c'erano i cellulari, non c'era niente, quindi bisognava fare la fila al telefono per cercare con i gettoni di contattare la sede per dare le indicazioni. Poi improvvisamente arrivò il fax, e il fax ha rivoluzionato un po' tutto, perché tu le tue idee, i tuoi risultati li scrivevi su un foglio che partiva e arrivava a casa. Io dico che il cellulare ha preso troppo spazio, non siamo più liberi nemmeno di andare al bagno, perché il cellulare suona sempre. I nonni avevano, pure mio nonno lavorava a linoleo, però io mi ricordo che non c'era televisione, la radio dopo la guerra, perché non è... Passata la guerra subito, i lavori c'erano, forse perché si doveva ricostruire, c'era, non lo so, c'era serenità, forse ero troppo giovane, non lo so. Io mi ricordo che non ho mai chiesto a mia madre: comprami quell'abito, perché quell'amica, forse perché era sarta me li faceva, non lo so, però ci accontentavamo. Adesso forse queste spluà di robe, di cose, ha rovinato l'esigenza di questi figli, non lo so. Ogni giorno io sento tutti i telegiornali, è vergognoso che tutto questo, non è vero? Gli facevo le tariffe per il muratore, quindi c'era la possibilità di curarsi, ma non è che gli mettevo materiali scadenti, veniva l'industriale. Allora questo lo facevo pagare 3 volte, per, giustamente per ripagarmi del coso, per l'attività, se no chiudevo. I bambini malati no, li curavo gratis, anche se c'avevano i papà danarosi. Quindi gente che non poteva pagare, allora contraccambiavamo, mi davano i prosciutti, agnelli, no? Poi non solo, anche i tartufi, quindi la mia attività è stata più per gli altri che per me stesso. A 86 anni magari a sedere rifarei quello che ho fatto del bene, ripeto del bene, perché io ho curato da A alla Z, da ministri, artisti, professionisti, bambini, malati, purtroppo non posso dire questa parola, gente che assume droga, non drogati, che assume droga, quindi 40 anni fa non c'era una strumentazione adatta particolare per quell'azione che dovevo fare. Allora io facevo idee, siccome ho fatto 3 anni di belle arti a Urbino, no? Ho fatto scultura e xilografia, no? Noi non possiamo morire adesso, il paradiso può attendere. Intanto dobbiamo parlare, dobbiamo gestire queste conoscenze che ci abbiamo.